cuore, nel ricordo. Vorrei coinvolgere Targia e Mughini, poi le parliamo anche del prossimo blocco. Emilio, tu quella notte lì eri, quella sera eri all'Aiselle, nel libro racconti tutto questo. Sì. La Juve sta facendo delle iniziative, mi pare, da questo punto di vista, insomma, anche tutto quello che avverrà fra Bruxelles e Torino ne è una dimostrazione, o sbaglio? Assolutamente sì, il problema della memoria è fondamentale, faceva bene Andrea Lorentini a ricordare il problema memoria, che questo è un paese che già in altri casi ha più di qualche problema con questo termine. Ustica diceva, in effetti se ci pensate Ustica non è più un'isola, l'Italicus non è più un treno e l'Aisel non è più uno stadio, l'Aisel è solo quella notte di 30 anni fa. Sul problema della memoria credo che in effetti in questi 30 anni anche dal punto di vista mediatico ci sia stato un po' di disattenzione, qualche volta un po' di superficialità, qualche volta si è ridotto tutto alla coppa sporca di sangue o alla partita che non si doveva giocare. Invece probabilmente va avanzata una riflessione un po' più acuta su quello che è successo. Io nel libro Quella notte all'Aisello ho cercato di, come dire, di tirare fuori dai cassetti i miei ricordi. Io mi sono salvato per fortuna perché avevo prima un biglietto per la curva Z, poi per l'altra curva. Ho cercato, come dire, di spartire un po', visto che bene o male faccio questo lavoro, da cronista quel diario con gli altri, di sciogliere un po', come si dice, nell'inchiostro i ricordi, la memoria, per cercare di ricostruire sia le emozioni ma anche razionalmente quello che successe in quella notte. Però che ci sia un problema di memoria che si va un po' sfilacciando credo che sia un segno d'allarme da lanciare. Se mi fai dire anche un'altra cosa su quella curva che mi ha dato più di qualche brivido, la curva sud della Juventus, che ha ridato i nomi a quel numero, no? Per anni abbiamo visto il numero 39, ma nessuno, pochissimi sapevano la storia di Andrea Casula, di Roberto Lorentini. Andrea Casula è il bambino di 11 anni che è morto col padre Giovanni, le tantissime storie, un po' come la guerra, quando si fanno i bilanci, si danno i numeri, oddio, ma poi se non vedi il volto della persona, se non conosci le storie, non si costruisce non si costruisce la memoria. Da questo punto di vista, scusa, volevo dire, se quella curva domenica ha lanciato un segnale, lo vediamo nelle immagini, meraviglioso, mi piacerebbe che qualcuno lo raccogliesse. E allora, credo che Albertini sia andato via, ma non so se l'interlocutore giusto è il CONI, la Lega, la Federazione Gioco Calcio, il CONI con Malagò, che tra l'altro sta facendo credo un eccellente lavoro. Perché non raccogliere quel segnale? Si può pensare a qualcosa per sabato, a qualcosa di concreto. Guarda, ripartiamo da qui e ripartiamo anche poi, l'ho chiesto anche ad Allegri, dal fatto di capire poi se a questo punto una curva così sensibile, l'ha dimostrato, lo dico senza se, senza ma, magari se non fai i cori sul Vesuvio, forse, o forse quella è un'altra cosa, non gli sfottò. Ne parliamo anche fra un attimo, ma ripartiamo ovviamente dall'Aisella anche con Mughini, fra un attimo.